Ciao, sono un ingegnere e costruisco cose che funzionano. Oggi in versione Mythbusters. Guanti e bancosega, sì o no? Ciao a tutti e bentornati. Uno dei commenti ricorrenti che ritrovo nei miei video, ma anche in quelli di altri YouTuber, è: bello, bello questo video, ma non dovresti utilizzare il bancosega con i guanti. E in generale questo sembra essere un ottimo consiglio, ma c'è solo un piccolo particolare. È sbagliato. Infatti è possibilissimo utilizzare il bancosega con i guanti in totale sicurezza. Ora adesso vi vedo che state riscaldando i motori per scrivere: ah, stavolta è toppato. Ma se avete la pazienza di guardare il resto del video vi spiego il perché, però patti chiari, amicizia lunga, dovete guardare tutto il video fino alla fine. E allora qui ho un bellissimo bancosega, ho un pacco di guanti e un sacco di Wurstel. Vediamo di sporcare un po' il laboratorio. Il menu di oggi prevede, oltre ai Wurstel chiaramente, di vedere cosa succede quando avviciniamo troppo le dita alla lama in movimento e cosa cambia se utilizziamo i guanti. Faremo un po' di riprese anche in slow motion. Se avete la pazienza di aspettare fino alla fine del video, vi dico perché in realtà possiamo ancora utilizzare i guanti con il bancosega. Ora devo fare un paio di premesse. Uno, evitate di fare vedere questo video ai bambini, quindi bambini andate a nanna anche se è pomeriggio, perché si vedono cose, diciamo, particolari. Ovviamente non fate nulla del genere a casa. Io ho letteralmente progettato questo esperimento pensando alla sicurezza. Vi faccio vedere il setup dell'esperimento. Allora, qui c'è la lama che gira, che girerà. Come vedete non c'è la cuffia, quindi già per me allarme rosso, DEFCON 1. Qui ho messo un paio di camere, una dall'alto e una laterale, per vedere cosa succede in entrambe le direzioni. Per fare tutto in sicurezza monterò le dita, cioè i Wurstel, su questo servomeccanismo che posso pilotare da un'app, quindi a distanza di sicurezza. Qui ho il tastone rosso, così posso bloccare tutto in caso di pericolo e anche 30 metri di cavo, così effettivamente mi posso allontanare e infatti monitorerò il tutto stando comodamente seduto fuori dal garage, dietro questa bellissima porta tagliafuoco Ray, e attraverso questo monitor. Di nuovo, non fatelo a casa, io sono un tecnico della sicurezza professionista, abilitato e certificato. Ultima premessa, devo fare un ringraziamento particolare alla CMT per essersi messa a disposizione per questo progetto. Quando parlavo con loro, diciamo che potrei aver omesso qualche piccolo dettaglio sul video, tipo che avremmo fatto un'insalata di Wurstel tagliandoli a bancosega. Ma a parte gli scherzi, ho detto loro che avremmo esplorato un tema importante per la sicurezza al bancosega, per la sicurezza degli hobbisti, e la CMT ha aderito immediatamente a questo progetto. In particolare mi ha fornito un po' di lame, un paio di lame del colore più bello del mondo, l'arancione. Ora, non è il Pantone 143C, che come sapete è il mio colore preferito, ma è sempre arancione, quindi ottimo, kudos la CMT. E quindi, bando alle ciance, e iniziamo a tagliare qualche dito. Allora, la prima lama che monto è una lama da 80 denti, ottima per i tagli traverso vena, per i laminati e per i multistrati. È una lama che molti di noi hanno in laboratorio e se non ce l'avete, francamente dovreste prenderla perché lascia i tagli molto ma molto puliti. Io l'ho scelta proprio per questo, perché è una lama estremamente diffusa e questo rende più veritiero il test. Nei test utilizzerò questa lama della serie ITK Plus, la serie arancione, più un'altra lama, sempre CMT, sempre 80 denti, ma della serie superiore, Industrial Extreme, che è quella che ho montato in questo momento. La Extreme è una lama più spessa e quindi più pesante, e quindi ha una maggiore inerzia, e mi aspetto che abbia un impatto maggiore sui miei Wurstel. Tra l'altro, momento marchetta, se volete prendere queste lame in offerta, vi lascio il link in descrizione con tutte le lame della CMT e con il grafico per vedere quando le lame vanno in sconto, vanno in offerta. Quindi mettetevi questo sito tra i preferiti oppure iscrivetevi al mio canale Telegram, perché da qualche giorno ho caricato sul bot anche tutte le lame della CMT e quindi verrete avvisati automaticamente in tempo reale quando queste vanno in sconto. Vi lascio tutti i link comunque in descrizione. Nel frattempo sto montando la lama. Dopo aver montato la lama è sempre importante controllare che il coltello separatore sia al posto giusto. Di norma la distanza tra la lama e il coltello dovrebbe essere tra i 3 e gli 8 mm. Sul coltello separatore ci sarebbero da dire veramente tante cose, magari più avanti ci facciamo un video dedicato. Allora, il primo esperimento è l'esperimento 0, quello che servirà da punto di riferimento per tutti gli altri test, e cioè cosa succede se tocco la lama in movimento senza guanti? Quindi prendiamo il nostro succedaneo di dito. Attivo il servomeccanismo e mi vado a nascondere dietro la porta tagliafuoco.
Ecco, un bel taglio passante su tutto il dito non ha opposto alcuna resistenza. Direi che questo è già di suo un bel taglio, di quelli che ti accompagnano per tutta la vita. A questo punto proviamo cosa succede utilizzando un guanto. Come vedete il guanto non viene catturato immediatamente, però se viene catturato, beh, direi che le immagini parlano veramente più di mille parole. Adesso testiamo un'altra posizione, uno strumento che si vede molto utilizzare nei laboratori degli hobbisti, ma ovviamente non nel mio, è la slitta per i tagli al banco sega. Questo, come sappiamo, può essere uno strumento molto pericoloso perché la lama può attraversare la spalletta posteriore e quindi può arrivare a toccare le mani. Su questo tema, tra l'altro, ho preparato un video dedicato con la mia versione della slitta per il banco sega, che non vi faccio vedere in anteprima, però rispetta il principio safety first e spero di pubblicarlo a breve, quindi iscrivetevi al canale. Comunque, in questo scenario può succedere che la lama venga a contatto con il pollice in questa posizione, quindi vediamo cosa succede. Allora, anche qui le immagini sono abbastanza eloquenti, qui il taglio è molto profondo, siamo arrivati quasi al centro del dito, probabilmente abbiamo anche raggiunto l'osso. Direi che è una lesione importante, io non sono un medico, ma direi che probabilmente avrebbe portato a una mutilazione del dito. Adesso direte voi, il taglio è stato peggiorato dal fatto che il servomeccanismo abbia continuato ad andare avanti e questo potrebbe far sembrare l'esperimento meno veritiero. In realtà non è così, dai racconti fatti da chi è rimasto vittima di questi incidenti si evince che spesso non hanno capito subito cosa stesse succedendo. E in effetti per un meccanismo cognitivo il cervello capisce che c'è qualcosa di strano, ma non identifica immediatamente come la lama della sega, non è una situazione che lui ha mappato. Poi chiaramente capisce che è stata la lama e quindi riconosce il pericolo, a questo punto ci comanda di togliere la mano, di ritrarre la mano. Il problema è che nel frattempo sono passati 1-2 secondi, il che significa che la mano, che le dita sono rimaste a contatto con la lama per tantissimo tempo. Ricordiamoci che la lama gira a 3-4.000 giri al minuto, il che significa che in un secondo sono passate 50 rivoluzioni, per 80 denti sono 4.000 denti, quindi in un secondo ci arrivano 4.000 denti a cascata sul dito. Una cosa che si vede bene è che quando il guanto è sfibrato, questo viene catturato più facilmente. Quindi risparmiare 2 euro e non cambiare i guanti può essere veramente pericoloso. Cambiamo questi guanti. E adesso vediamo la parte più spaventosa del video. Sappiamo tutti che lavorare senza cuffia è pericoloso. Oggi vediamo perché. È in slow motion. Infatti un altro punto di contatto molto frequente è la parte superiore della lama. Perché magari stiamo passando le mani sopra il banco sega e incidentalmente tocchiamo la lama con il dito. Mentre la lama ancora in movimento, o perché magari sto utilizzando la slitta di cui abbiamo parlato prima e ovviamente quando usiamo la slitta la utilizziamo senza cuffia. E queste, credetemi, sono cose che succedono veramente, succedono purtroppo in tanti casi. Qui mando un saluto particolare a un iscritto, di cui non dico il nome per non violare la sua privacy, ma che ha avuto un incidente del genere qualche tempo fa e se l'è vista veramente brutta. E questo tra l'altro è un utente molto esperto, un falegname molto bravo, ciononostante è capitato. Coraggio. Allora, vi faccio vedere direttamente quello che è successo con i guanti. Il dito è stato catturato immediatamente. Adesso controllate i fotogrammi e dal momento in cui il dito sfiora la lama, quindi proprio sfiora, non tocca, sfiora la lama, a quando viene catturato passano 0,6 secondi. Cioè 0,6 secondi, anche se hai i migliori riflessi del mondo, in 0,6 secondi non c'è alcuna possibilità che tu possa ritrarre la mano. Poi come vedete il guanto è stato catturato, quindi con ogni probabilità la mano rimane vicino alla lama con il rischio di causare ancora danni ancora maggiori.
Qui un'altra ripresa fatta con la lama Xtreme, che come vi dicevo è un po' più pesante della lama arancione TK Plus. Il dito non è stato catturato come nella ripresa precedente, ma comunque il risultato non è cambiato. In quella frazione di secondo non hai il tempo di irritare il dito. Quindi siamo tutti d'accordo, i guanti sono pericolosi. Se non avessi utilizzato i guanti, questo non sarebbe successo, è vero? E allora vi faccio vedere un'altra ripresa. Stesso setup, niente guanti. Qui siamo senza guanti, il test è stato un po' più lento a dire la verità, però il risultato non è piacevole lo stesso, il risultato non è cambiato. Mr. Wurstel qui ha perso parte di un dito, esattamente come è successo con il guanto. Con il guanto avrebbe perso una porzione maggiore del dito, su questo siamo d'accordo, ma ha sempre perso un dito, cioè non c'è assolutamente alcuna differenza nel perdere un centimetro di dito o due centimetri di dito. È sempre una mutilazione. Ultimo test che voglio fare è proviamo a utilizzare una lama con meno denti, per cui qui ho una bellissima 24 denti, anche questa della CMT e anche questa è una lama che molti di noi hanno in laboratorio o che comunque dovremmo avere in laboratorio per i tagli lungo vena. Probabilmente con questo tipo di lama c'è un rischio maggiore perché i denti sono più distanziati, quindi c'è più spazio, il che significa che può catturare la mano o il guanto con più probabilità, come se fosse un gancio. Anche qui ho fatto diverse prove e il risultato effettivamente non cambia. Wurstel mozzati da destra, a sinistra, da davanti, da dietro, ho una bellissima collezione di Wurstel tagliati e tra l'altro il mio laboratorio ha un simpatico odore di rosticceria. Anche qui la configurazione più pericolosa è stata quella in cui si tocca la parte superiore della lama. Anche queste sono immagini che veramente si commentano da sole. Come vedete la lama ha catturato il guanto e con esso anche il dito. Ok, arrivati a questo punto siamo ormai tutti convinti. Non usare i guanti al banco sega. L'avete visto tutti, è pericoloso, è chiaro, è inequivocabile, giusto? E invece no, non è giusto. E sono ancora convinto che sia possibile utilizzare i guanti al banco sega. E no, non sono impazzito. E sì, queste cose che ho attaccato alle mani mi piacciono ancora e le preferisco ancora averle attaccate alle mani. Quindi seguitemi per l'ultima parte del video, che poi è quella in cui io mi inginocchio e vi imploro di utilizzare queste attrezzature con la testa prima ancora che con le mani. Per farmi aiutare in questa preghiera vi farò vedere l'ultimo clip, l'ultima ripresa pericolosissima ad altissima frequenza che risolverà tutti i vostri dubbi. Ok, analizziamo il dito, analizziamo il video. Allora, avete notato dita che si sfracellano? Guanti che vengono catturati? Denti della lama che attraversano le nostre carni? No, non mi sembra. E avete notato qualche altra piccola differenza con il test di prima? Nulla? Forse la presenza della cuffia? Ecco, chiedersi se sia giusto utilizzare o meno i guanti al banco sega equivale a guardare il dito quando il saggio indica la luna. Molto spesso infatti ci concentriamo sulla presenza dei guanti, pensando che sia la cosa più pericolosa che possa succedere, ma tralasciamo il fatto che la lama sia completamente esposta. Avere il banco con 30 cm di lama di dimensioni artistiche esposta così non è il modo corretto di utilizzare il banco sega, lo state facendo male. Il banco sega è un'attrezzatura pericolosa. Noi non siamo qui per fare cose semplici, cose facili, noi siamo maker, siamo qui perché il gioco si è fatto duro e gli altri sono tornati a casa a dormire sul divano davanti alla TV. Facciamo cose che la gente normale non riesce neanche a pensare. Noi trasformiamo il legno in oggetti. Noi siamo la SWAT, i Navy Seals. Usiamo attrezzature pericolose che sono armi non convenzionali.
E allora dobbiamo imparare a utilizzare queste armi meglio dei professionisti. Il banco sega è sicuro solo se le mani non possono mai e in nessun caso venire in contatto con la lama. E questo si ottiene in due soli modi. Uno, tenere le mani lontano dalla lama. E due, utilizzare la cuffia. Quando la cuffia è montata non c'è possibilità che le dita vengano a contatto con la lama. Quindi non importa che tu abbia i guanti o meno, perché le tue dita non verranno mai catturate dalla lama. Se volete adesso possiamo scrivere le 4 regole da rispettare per lavorare al banco sega in sicurezza, semplici ma efficaci al 100%. Regola numero 1, tenere le mani lontano dalla lama, quindi non fare entrare le mani in questa zona. Come dicevo in un altro video, io mi sono autoimposto una zona rossa dentro le quali, non importa cosa, le mie mani non devono entrare. Quindi in questo caso poi utilizziamo gli spingipezzo, i push stick, i pressori o i push block, qualsiasi cosa che ci consenta di mantenere le mani lontano dalle lame. Regola numero 2 è mai spostare i pezzi quando la lama è ancora in movimento. Prima spegniamo la sega, aspettiamo che la lama si fermi e poi prendiamo il pezzo. A volte infatti capita che spostando il pezzo tocchi la lama e quindi può partire il kickback oppure semplicemente si rovina il pezzo che abbiamo tagliato. Regola numero 3, mai usare la lama troppo alta. Se non serve tutta l'altezza di taglio, abbassiamo la lama. E la lama così alta, vi assicuro, non serve quasi mai. Anche se dovessimo tagliare un paletto da 10 cm spessori, lo farei in due passaggi, quindi arrivando prima a metà paletto e poi ruotando il pezzo. Ultima regola, ma non in ordine di grado né di importanza, utilizzare sempre la cuffia. Ogni volta che è possibile utilizzare la cuffia, dobbiamo utilizzare la cuffia. Non sei meno maschio se usi la cuffia. Adesso direte, ma è impossibile usare la cuffia con la slitta, il banco sei... E invece no, è possibile, anzi iscrivetevi al canale così vi farò vedere la mia versione della slitta nelle prossime settimane. Se devo fare un taglio non passante, come quello di prima, chiaramente devo smontare la cuffia e devo smontare anche il coltello divisore, ma la lama in questo caso è dentro al blocco, non è esposta. Ma anche in questi casi dobbiamo progettare il taglio, cioè immaginarsi cosa succederà dopo. Per esempio, quando passo il paletto, quando il paletto finisce, la lama sarà esposta. E allora in questo caso, per esempio, è meglio utilizzare un push block, così la mano non può andare a contatto con la lama. Se utilizziamo questi pochi e semplicissimi principi, le nostre mani non saranno mai a contatto con la lama e quindi non ci sarà il problema di avere i guanti o di non avere i guanti. Ricordate, il saggio indica la luna. Noi non rimaniamo a guardare se il dito ha il guanto o meno, ma concentriamoci sulla luna. E allora, spero di non aver deluso le vostre aspettative. Il laboratorio adesso ha un simpatico profumo molto invitante, quindi adesso vado a magnà. Voi sbizzarritevi con i commenti, ma soprattutto mettete un bel mi piace e condividete il video sui social, perché penso che l'argomento sia interessante, ma anche molto importante. Ancora un ringraziamento alla CMT che mi ha seguito in questa avventura. E infine, se sei arrivato qui e ancora non sei iscritto al canale, che aspetti? Iscriviti, clicca qui. Ciao!